Eccoci, buonasera a tutti, un nuovo appuntamento col mio salotto letterario virtuale. Questa sera ho due ospiti insieme, che tra l'altro sono due ospiti, ambedue già venute nel mio salotto letterario, addirittura Alessandra altre due volte, Sonia un'altra volta. Io vi posterò come sempre nei commenti i link dei video precedenti, così potrete vedere queste chiacchierate che abbiamo fatto qualche tempo fa. E che secondo me sono ricchi di spunti interessanti. Buonasera e bentornate, Alessandra e Sonia. Buonasera. Buonasera, grazie Paolo, grazie. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Grazie a voi per averlo accettato, perché oggi, tra l'altro, parleremo di temi veramente molto, molto importanti. Io vorrei solo introdurre questo, poi naturalmente lascerò la parola ad Alessandra che ci parlerà di questa pubblicazione a voce alta. Noi siamo abituati a vivere in un regime, in un sistema dove, come dire, la libertà di espressione, a volte criticata perché le polemiche non mancano mai, comunque è un dato di fatto. E dopo che parleremo di tutta una serie di fatti e di situazioni che interessano invece altre realtà, ci renderemo conto che cose che noi diamo per scontate in tanti paesi del mondo così scontate non sono, perché la libertà di espressione, che da noi, ripeto, ormai è un diritto acquisito con tutti i limiti, tutte le polemiche, tutto quello che si vuole, comunque c'è. Ci sono paesi dove, se tu provi a esercitare questo diritto, nella migliore delle ipotesi finisci in galera. E ho detto nella migliore delle ipotesi, tra l'altro, quindi credo che, diciamo, questo sia abbastanza significativo. Alessandra, a voce alta, iniziamo da te, come d'accordo, così ci parlerai un po' di questa pubblicazione, che tra l'altro è anche molto recente, quindi stiamo parlando di un libro uscito veramente da poco. Molto recente e oggi, proprio oggi, 7 dicembre 2020, è anche di stretta attualità vista la situazione di Patrick Zaki, perché hanno confermato la sua detenzione per altri 40 giorni, forse qualche giorno in più, oltre i 40, anche se fino a stamattina si sperava nella sua liberazione, una liberazione controversa su cui comunque ci sarebbe molto da dire, ma si sperava che almeno potesse uscire dalla prigione egiziana, invece ancora no. Quindi questo testo appunto è un parte dedicato anche a lui, a Giulio Regeni e a tutti gli altri come lui. Quindi a voce alta, libertà di espressione nel mondo, la tutela negata appunto. Un testo che ho curato insieme a Giuseppe Acconcia, che ho già citato anche per un altro libro, che ormai è un mio amico, collega, quasi fratello, bravissimo giornalista, esperto di Medio Oriente, ma ci tengo tanto a citare anche gli altri autori che hanno composto con i loro testi, le loro riflessioni, con le notizie, di prima mano anche, appunto, questo volume. Andando a toccare vari argomenti che riguardano il macro tema della libertà di espressione e anche dei diritti umani. Inizierei con Giorida Dervisci, che è una bravissima ragazza albanese che vive in Italia, che collabora con l'Associazione per i diritti umani da qualche tempo. E lei ha raccolto le storie di alcune donne immigrate, che provengono da tanti paesi nel mondo. Le ha raccolte innanzitutto in un suo progetto che è diventato anche un libro, si intitola La mia storia e la tua storia, e ha riportato appunto alcune di queste testimonianze nel libro a voce alta. Abbiamo Sonia che è ospite questa sera, che quindi ci parlerà del suo argomento, che non vi svelo. Valentina Di Prisco, un'altra collaboratrice della nostra associazione, di origini venezuelane, anche lei in Italia da molti anni, che ha raccontato come in Venezuela appunto si protesta contro il regime di Maduro. Io uso questo termine e so che alcuni me ne vorranno, ma non importa. Protestano, dicevo, attraverso l'arte. Quindi è un saggio, secondo me, molto interessante, molto originale, proprio per il punto di vista con cui va a raccontare e a spiegare quello che sta succedendo in questo periodo in Venezuela. Poi abbiamo Marino Bisso, che è un giornalista di Repubblica, storico, lavora per Repubblica da 30 anni,
che ha realizzato un saggio molto corposo, la sua parte molto corposa, perché ha elencato tutti gli attacchi che sono stati fatti ai giornalisti e alla stampa in Italia degli ultimi anni. E il fatto che il suo saggio sia molto corposo significa che di questi attacchi ce ne sono stati tanti, ce ne sono stati troppi, direi. Stefano Galieni, altro giornalista di Roma, scrive per esempio per Left, ha raccontato quali sono le fake news in tema di migrazioni, che è un altro tema che a noi come Associazione per i diritti umani sta molto a cuore. E poi abbiamo Amin Wahidi, un caro amico attivista afghano di origine Hazara, che invece ha raccontato la storia di un giornalista appunto afghano, che ha voluto raccontare in un suo articolo la storia dell'antica civiltà appunto afghana prima dell'avvento diciamo dell'Islam, e per questo è stato accusato di blasfemia e ha trascorso 20 anni in prigione. Come Accidenti. vedete c'è parecchia carne al fuoco Io e argomenti cerco, importanti. prima di dare spazio al pezzo che ha curato Sonia, che affronta, come già dicevi tu, un argomento che tra l'altro a me sta molto a cuore, quindi ci tengo che se ne Certo. parli, e spero che se ne parli il più possibile. Però c'è solo qualcosa che mi ha colpito. Oddio, lo sapevo già, se devo dire la verità, ma la posizione dell'Italia in ambito internazionale nella classifica delle nazioni in merito alla libertà di espressione. Certo, non siamo i liberi della Corea del Nord, che se non ricordo male occupa l'ultimo posto, che non è certo un merito, però non stiamo mica messi tanto tanto bene, No, eh? no, infatti, interessante questa riflessione tua, ed è purtroppo negativamente interessante il dato che riporti. Cioè, noi pensiamo, come dicevi prima, di essere in un paese libero e democratico, ma non dobbiamo mai dare per scontato questi diritti. Dobbiamo tenerceli stretti stretti, ecco, perché è un attimo perderli. Assolutamente sì, in questo periodo credo che ci abbia insegnato veramente parecchio. Adesso affrontiamo il tema che ha curato Sonia all'interno di questa pubblicazione. È un tema legato ai diritti della cosiddetta comunità LGBT. Poi, tra l'altro, tu, Sonia, hai aggiunto, diciamo, ulteriori lettere, quindi diciamo che parliamo di una comunità sempre più ampia in divenire. Parliamo quindi delle persone omosessuali, parliamo delle persone bisessuali, parliamo di persone transessuali e ricordiamo, poi naturalmente lo farà Sonia che ha studiato l'argomento molto più di me, che esistono, ecco, a proposito di libertà di espressione o quant'altro, dei paesi dove il solo fatto di appartenere a una di queste, non so neanche come definire questi gruppi, usiamo questo termine un po' vago, diciamo così, ti costa la vita. Perché ci sono dei paesi del mondo dove essere omosessuale, transessuale, significa o può significare una condanna a morte. Sonia, passo la parola a te. Dunque, sì, beh, io ho avuto il piacere di essere stata coinvolta in questa avventura dalla qui presente Alessandra, carissima amica, che mi ha chiesto di scrivere il capitolo che riguarda la libertà di espressione io la chiamo la galassia LGBT, e poi in genere si mette il più per indicare tutte le lettere che ci sono dopo, no? Che adesso io non ho certo aggiunto io, ma è perché appunto normalmente si intende tutto questo variegato mondo, universo, lo si nomina diciamo con l'acronimo LGBT, però in realtà poi ci sono tante altre realtà, e ognuna diciamo identificata da una lettera. Al di là di questo, allora io potrei riallacciarmi al discorso che facevi tu, Paolo, all'inizio, su cui sono assolutamente d'accordo, nel senso che fortunatamente in Italia la situazione è sicuramente migliore rispetto a quella di tanti paesi stranieri, anche se ovviamente noi poco per volta, secondo me, stiamo facendo dei passi avanti. Con fatica, ma ne dobbiamo fare ancora parecchi, no?
Però giusto per, diciamo, io poi diciamo, ho preferito focalizzare il mio testo di più sulla realtà italiana, però ovviamente sono partita da uno sguardo generale sul mondo e quindi a me diciamo, è piaciuto partire facendo quello che io chiamo il bollettino di guerra, nel senso che ho fatto l'elenco della spesa proprio dei casi più gravi, più diciamo che sono magari stati più diciamo di cui si è parlato di più diciamo nei mezzi con i mezzi di informazione, casi ovviamente di persone che sono state arrestate, torturate, che sono state uccise. Semplicemente per il fatto di appartenere al mondo LGBT in generale, identificarsi in questi gruppi e di rivendicare la loro appartenenza. E quindi questo è gravissimo perché leggendo questo elenco, che in realtà adesso, copre un po' tutti i paesi del mondo, ovviamente certi, molti di più. Però non dimentichiamoci che anche noi in Italia abbiamo il nostro bello spazio perché sappiamo tutti a settembre cosa è successo, no? E quindi questo purtroppo era semplicemente una piccola testimonianza messa subito all'inizio, giusto per dire attenzione che la realtà. Dato che si fa anche tante chiacchiere intorno a tutte le varie problematiche delle persone che si riconoscono nel mondo LGBT, e spesso si fanno tante chiacchiere senza neanche sapere esattamente di quello di cui si sta parlando, no? E allora mi sembra giusto iniziare con un resoconto di questo tipo, che devo dire gela abbastanza il sangue nelle vene. E poi, come si dice, di cose ovviamente ce ne sono da dire tantissime. Mi è sembrato giusto fare un piccolissimo escurso storico, nel senso che si è incominciato a parlare del mondo LGBT dai famosi moti di Stonewall nel 1969, cioè quando c'è stata i primi moti di rivolta. Che ormai sono, diciamo, per le persone che fanno parte di questo mondo LGBT, ormai fanno parte più o meno del mito, no? E comunque sembra che appunto una donna transessuale portoricana sia stata la prima che abbia dato l'avvio ai moti di protesta perché c'era la polizia che aveva fatto come si dice, un'azione molto violenta in un bar frequentato da persone soprattutto omosessuali e non solo, che si chiama appunto lo Stonewall Inn a New York. E da lì, insomma, poco per volta, la comunità prima, diciamo, delle persone lesbiche, delle donne lesbiche, degli uomini gay, e delle persone bisex, hanno incominciato a raccogliersi, diciamo, unirsi in associazioni per cercare di avere in qualche modo un po' più chittino di forza nel rivendicare i diritti negati. E poi, diciamo, con gli anni, ad esempio dagli anni 80, anche il mondo delle persone transessuali e transgender ha incominciato a rivendicare una proprio diritto, e quindi di conseguenza sono nate le associazioni e quindi si è aggiunta la lettera T, eccetera, eccetera. Insomma, adesso la farei breve su questo discorso, perché ovviamente chi vuole approfondire, a parte il fatto che c'è tanto materiale anche su internet, comunque in ogni caso ovviamente può fare riferimento al capitolo specifico di questo saggio. In Italia la situazione, secondo me, adesso facendo un passo, diciamo,
a quello che è la situazione italiana. Io sono solita dire che in Italia c'è la società è un po' a macchia di leopardo, nel senso che ci sono delle porzioni di società che non voglio assolutamente dire che sono territoriali, no? Ma è semplicemente gruppi sociali in cui essere omosessuali, lesbiche, transessuali, così non è assolutamente un problema. E questo qua lo dico per esperienza diretta, nel senso che io devo dire che non ho avuto il minimo problema sotto nessun punto di vista. E quindi sono stato io una persona particolarmente fortunata. Quindi questa sicuramente è una notizia molto positiva ed è una testimonianza. Secondo me è forte anche da rivendicare perché non è giusto, diciamo, genericamente dire no, fare di tutta erba un fascio, nel senso di far passare l'immagine dell'Italia che è una situazione allo sfascio da questo punto di vista. Non è assolutamente vero, ci sono le persone che, tantissime, che sono molto aperte da questo punto di vista. Ovviamente la questione è, io evidentemente ho avuto la fortuna di frequentare le persone che non hanno nessun problema da questo punto di vista. E quindi la mia vita è stata facile dal punto di vista relazionale, che comunque è un grandissimo vantaggio, diciamo, il 50% del problema è risolto. Giusto per inciso, vorrei ricordare che comunque, in particolare le persone come me che sono transessuali, hanno tutto un loro percorso interiore che è estremamente difficile, no? E questo qui, inevitabilmente, è un percorso che ognuno, ognuna di noi deve fare, no? E che quindi riesce a fare con una certa, sicuramente non facilità, però diciamo, che si riesce a fare, ovviamente se ha la fortuna di vivere in un contesto sociale accogliente, insomma, e quindi di scoprire giorno per giorno nella quotidianità dei propri rapporti che sì, sarà un percorso difficile, ma è possibile percorrerlo ed è possibile vivere una vita più che dignitosa, più che soddisfacente, sotto tutti i punti di vista professionale, eccetera, pur essendo persona transessuale, gay, lesbica o eccetera, eccetera. Però conosco, quindi proprio come testimonianza diretta, parecchie persone che hanno la sventura di vivere invece in ambiti sociali che possono essere Milano, possono essere il paese del sud, possono essere paese piccolo, grande, non c'entra assolutamente niente. Dove invece è una tragedia non essere una persona etero. E quindi la vita di queste persone è veramente difficilissima. Particolarmente difficile, secondo me, per le persone transgender, perché ovviamente hanno un percorso che è assolutamente visibile, no? Nel senso che hanno una trasformazione fisica. Che sì, magari dopo parecchi anni, soprattutto se il percorso lo iniziano in età, diciamo da giovani, potrebbe portare a un aspetto estetico, diciamo, che tradisce poco, diciamo, il proprio passato, no? Però altrimenti molto spesso si vede. E quindi per loro è particolarmente critica la situazione. Però in realtà conosco parecchie persone, sono semplicemente donne a cui piacciono delle donne o uomini a cui piacciono degli uomini, no? Quindi che dal punto di vista estetico non tradiscono nessuna particolarità, chiamiamola così, no? Che in ogni caso nella loro vita hanno adottato un profilo di vita estremamente basso proprio, che è una cosa tristissima, nel senso che hanno
tracciato un confine molto netto tra quello che è la loro privacy, il loro, cioè quello che è il mondo privato, per proteggere la propria privacy, no? Mondo privato a cui accedono poche persone, diciamo, intime, e l'hanno appunto separato nettamente da quello che è il mondo esterno, no? Perché temono screzi, temono ripercussioni di ogni tipo nel mondo del lavoro, con i vicini di casa, se solo venissero a sapere che magari sono persone lesbiche piuttosto che omosessuali, così via. E questo comunque è una cosa tristissima, perché vuol dire vivere quando esci di casa comunque nascondendosi dietro la propria ombra, insomma, sotto un certo aspetto, cioè non avere comunque la possibilità di vivere la propria vita con serenità, no? Sempre un po' col timore di dover nascondere qualcosa. Vai in giro con la tua compagna, con il tuo compagno, e magari ti darebbe voglia di abbracciarlo semplicemente, o abbracciarla come qualunque coppia etero fa, no? Un normalissimo gesto di affetto, e pochi ancora si permettono il lusso di farlo, no? Perché comunque in caso si sentono un po' addosso gli occhi, no? Incuriositi, tagatori, no? E allora certe persone se ne fregano, no? E fanno bene, e altre invece, perché ovviamente poi tutte queste dinamiche qui interrelazionali, diciamo, interagiscono con quello che è la propria personalità, il proprio carattere, no? E quindi tanti ovviamente reagiscono ritirandosi un po' chiusi a riccio, no? Io c'è un altro, se mi permetti di intervenire un attimo, Sonia, c'è un altro aspetto. Allora, io vorrei dire una cosa, il saggio che ha scritto Sonia, l'ho letto tutto, anche, la ringrazio anzi per avermi dato l'opportunità, affronta tanti aspetti che adesso ovviamente non possiamo dirvi tutti, perché vi invitiamo anche a leggerlo, perché secondo me ci sono una serie di informazioni, di dettagli molto, molto interessanti. Però ecco, un aspetto sul quale io ti chiederei almeno un brevissimo cenno è il rapporto di queste persone, non con, diciamo, gli altri, inteso le persone che stanno attorno, colleghi, amici, conoscenti, la persona che ti vede, bensì con la stessa famiglia di queste persone, che mi sembra che è un capitolo molto delicato, perché anche qui ci sono dei grossi distinguo, cioè anche qui c'è chi ha, non so usare il termine fortuna, diciamo, chi si trova a vivere un ambito familiare dove, diciamo, può vivere con serenità. Ma ci sono purtroppo persone che invece a questo punto uso il termine fortuna non ce l'hanno proprio per niente. No, hai perfettamente ragione. Allora, io di nuovo sono una persona estremamente fortunata, però lo dico perché, non per vantarmene, no? Ma semplicemente perché così ho la possibilità di dare entrambe le testimonianze, no? Allora, io ho la fortuna di essere stata accolta dai miei genitori, da mia sorella, dai miei parenti, eccetera, eccetera. Allora, non voglio dire senza il minimo problema, perché racconterei una balla, no? Perché è chiaro che, soprattutto di fronte a un percorso di transessualità, il percorso l'ho dovuto fare io, lo sto facendo io, ma lo devono fare tutte le persone che si relazionano con me, no? Ovviamente questo percorso è tanto più profondo quanto più profondo è il legame che lega la persona transessuale con gli altri, no? Per cui la persona che conosco da poco, piacere Sonia, ok, si parte da piacere Sonia, no? Poi ci si trova o non ci si trova, però è chiaro che con le persone nuove non devono fare nessun percorso, le persone nuove. I miei amici che conosco, che frequento, io ho degli amici che, come si dice, che eravamo compagni elementari, per cui figuriamoci che vissuto abbiamo insieme, no? È chiaro che per loro il percorso è molto più difficile. Figuriamoci per
i genitori, figuriamoci per la madre, per il padre, no? Comunque, malgrado questo, io dicevo che ho avuto la fortuna che, ovviamente, dopo un scombussolamento iniziale più che comprensibile, mi hanno accolto veramente con il massimo dell'affetto e dell'amore che era possibile. E io posso testimoniare quanto questa cosa sia fondamentale, assolutamente, no? E io, tra l'altro, è solo da, come vedete, non sono proprio una ragazzina, ed è solo da, per tutti, vabbè, il mio percorso di vita particolare, che non è certo il momento adesso questo di raccontare, in realtà ho iniziato la transizione 2 anni e mezzo fa, d'accordo? Quindi posso testimoniare di quanto sia fondamentale il supporto dei genitori, sentirsi, nel mio caso accettata dai genitori nel mio percorso, essendo comunque una donna assolutamente adulta, matura e tutto, non stiamo parlando del diciottenne o della diciottenne, no? Parimenti, conosco persone invece che questa fortuna non l'hanno avuta, persone adulte esattamente come me e che soffrono come dei cani, veramente. Perché purtroppo quando ho tempo frequento un gruppo di ascolto, no? E quindi uno porta le proprie storie e ci sono veramente delle storie di grande sofferenza psicologica che si capisce perfettamente da quello che una persona racconta e sopportano il dolore, sì, magari di aver perso il lavoro, robe del genere, ma forse il dolore più grande è quello di non essere accettati dai genitori, no? Di essere stati messi fuori casa, di avere rapporti così brutti che sono stati completamente toccati. E questo qui è devastante a 15 anni, 20 anni, 50 anni, 60 anni, sempre, perché i genitori sono comunque, dal punto di vista proprio, direi, psicoanalitico, sono la radice più profonda che del nostro io, no? Certo. Quando invece, contemporaneamente, facendo anche esempi positivi, a questi gruppi di ascolto mi si apre veramente il cuore quando si vedono arrivare i genitori con il ragazzino o la ragazzina di 15 anni che ha manifestato un bisogno, diciamo, di fare un percorso di identità di genere, no? E che e loro vengono i genitori portando il figlio per ovviamente entrare un po' nel mondo e dicendo: noi non abbiamo nessun problema, noi abbiamo capito che vari nomi, eccetera, eccetera, lei, lui è così, ha bisogno di fare questo percorso e a noi va bene così, perché noi comunque gli o le vogliamo bene senza il minimo problema. E queste cose sono splendide, no? Quindi, di nuovo, purtroppo nella nostra società, cioè, basta frequentare lo stesso gruppo di ascolto, di mutuo ascolto, a cui appartengono persone che più o meno, diciamo, abitano nella stessa macro zona, no? Cioè non certo a 300 km di distanza, e si sentono storie completamente diverse. Questo a testimonianza del fatto che siamo veramente una società assolutamente disomogenea da questo punto di vista. Alessandro, tu cosa vorresti aggiungere? Penso, guardate, già quello che abbiamo detto secondo me vale tutto il libro, ma vi ricordo che il libro è comunque ricco anche di altri spunti, quindi veramente devo dire una pubblicazione che merita senza ombra di dubbio. Sì, grazie agli autori, veramente. Vorrei solo aggiungere una riflessione. Noi abbiamo parlato di libertà di espressione, ma non dobbiamo dimenticare che la libertà di espressione non esiste se non c'è la libertà di pensiero. E quindi dobbiamo stare molto attenti a tutti i condizionamenti che manipolano nella nostra società. E con i mezzi di informazione, con la tecnologia che manipolano il nostro modo di pensare, la nostra mentalità. Per
È importante lavorare attraverso la cultura, secondo me, sulla mentalità, ovviamente orientata verso i valori positivi, perché da qui poi, scusate, dalla mentalità già partono anche i comportamenti delle persone. Per cui libertà di pensiero, comportamenti, libertà di espressione è tutto collegato. Io Sì. vorrei molto molto velocemente, perché inizio a cicciare e non finisco più, però collegarmi con il discorso di Alessandra, perché io tenevo a citare anche il tanto famigerato DDL Zan, no? Che come sapete è stato approvato alla Camera ed è in fase di, cioè, diciamo che stiamo aspettando l'iter al Senato, perché si è fatto un gran parlare, eccetera, eccetera. Ora, nel DDL Zan c'è una parte che è di tutela, no? Quindi diciamo, inasprimento delle pene, ovviamente, e ce n'è comunque un gran bisogno. Basta pensare a quello che è successo a settembre, in campagna, no? Con Maria Paola e Ciro. Però c'è un lato estremamente interessante e innovativo, che è quello che in realtà ha catalizzato più l'attenzione e la propaganda reazionaria della disinformazione, che riguarda il discorso di portare nelle scuole i temi della tolleranza e della conoscenza di queste problematiche, no? Quello che la propaganda reazionaria cerca di raccontare, ma è assolutamente una mistificazione, è che l'intento sarebbe quello di plasmare le giovani menti dei ragazzini per, non lo so, dico, trasformare il mondo in una comunità di gay, lesbiche, transessuali, ma questa qua è veramente una follia, Follia. no? Anche perché io posso testimoniare per me, però ci gioco quello che volete, che se intervistate qualunque persona che si riconosce nella galassia LGBTQA, eccetera, eccetera, no? Ognuno di loro potrà testimoniare che il fatto di essere lesbiche, gay, eccetera, eccetera, è un qualcosa che ti senti dentro, che viene dal profondo del tuo io, della tua psiche, e che in nessun modo può essere istigato o condizionato dalla società. Ma questa qua è una follia proprio. Guarda, io ti posso dire soltanto una cosa. Questo intervengo, aspetta, perché ripeto, io su questi temi sono molto sensibile, devo dire la verità. Se questi condizionamenti fossero così forti sull'identità, chiamiamole sulle preferenze sessuali, usiamo questo termine che non mi piace tanto, ma giusto per capirci, di una persona, allora qualcuno mi vuole spiegare perché una coppia, padre e madre, che tirano su 4-5 figli, magari una ha, diciamo, questo tipo di tendenze, gli altri sono tutti quanti eterosessuali. Dovrebbero essere tutti quanti eterosessuali se ragioniamo così, Hai eh? perfettamente Oppure ragione. sono tutti figli omosessuali o lesbico, quello che è. So, Hai cioè, perfettamente ragione. se queste cose fossero vere, so, io non so se qualcuno delle persone che ci ascoltano, ci guarderanno, spero tante. E soprattutto, spero soprattutto che siano molte di più quelle che leggeranno questo libro. Però quello che dico io è questo: cioè, come si può ancora oggi pensare questa cosa? Cioè, basta fermarsi un attimino a ragionare. Cioè, Certo. Sì. se tu uomo ti piace l'uomo o ti piace la donna, non dipende dal fatto che ci sia la legge, ci sia il matrimonio, ci siano i diritti. Quelle sono cose intime della persona. E questo forse è un concetto stupido, banale, sto che sto dicendo una cosa ovvia, però che tutti, proprio forse perché è così ovvia, se la dimenticano. Ecco. Assolutamente, infatti mia sorella è una donna etero e non assolutamente senza la minima
minima, diciamo, sospetto di essere lesbica, bisex o chissà che cosa, no? E io invece sono una donna transessuale, siamo nate tutte e due nella stessa famiglia, con la stessa identica educazione, per cui, no? E quello che invece la società fa, e chiudo il discorso di prima, fortissimo, può fare fortissimo, è condizionare quello che una persona ha dentro, no? Perché già c'è questo concetto che probabilmente tante persone non conoscono. Quasi ogni persona che poi dopo, diciamo, matura la consapevolezza di essere gay, lesbica, transessuale o robe del genere, prima di maturare questa consapevolezza, deve vincere la propria transfobia, come si dice, le proprie barriere inconsce che comunque inevitabilmente diciamo, dipendono, derivano dalla società in cui viviamo, no? Nel senso che da piccoli Sì, comunque infatti. assorbiamo comunque una cultura che automaticamente ci porta a non accettarci con così facilità, no? Ora, ci sono delle persone che non nascono e muoiono senza essere riuscite a superare le proprie barriere, no? Cioè, quindi la società sicuramente non istiga un comportamento sessuale o un'identità di genere diversa da quella che è propria della persona, no? Per il discorso che facevamo prima, ma sicuramente può inibire un percorso di accettazione profonda di sé, no? Il che è Certo. abbastanza devastante, nel senso che la parte, se volete, non la parte più, però una parte fondamentale del proprio io, anche senza, lasciando perdere il problema dell'identità di genere, che è ancora più macroscopico, no? Ma anche semplicemente quello che riguarda l'affettività, no? La persona. Ti piacciono le donne o ti piacciono gli uomini, no? Inibire questa libera manifestazione così importante, così profonda di una persona, vuol dire costringere una persona a vivere una vita che non è la sua, no? Esatto. E qui torniamo, mi sembra, a quello che diceva Alessandra, cioè proprio sul discorso della libertà di pensiero, cioè, e anche, aggiungete anche la libertà appunto di essere anche se stessi, che sono due cose che vanno poi a braccetto. Sì, poi ha ragione Sonia, non riguarda poi soltanto la sfera dell'identità sessuale, però quello, accidenti, è un po' credo, insomma, una delle cose più importanti nella vita. E l'ultima cosa, secondo me importante, che scusate, continuo a dire l'ultima cosa, però mi viene in mente concetti fondamentali, che le persone non capiscono che è a vantaggio della comunità se ogni persona riesce a esprimere il proprio io, perché è solo in questo modo che ogni persona non solo riuscirà a esprimere con libertà la propria affettività, la propria identità di genere e così via, ma correlata con quella, riuscirà a esprimere tutti i propri talenti, no? Perché Però, non si può pensare sì. che cose così importanti, come si potrebbe dire, si possano chiudere in un cassetto della propria psiche. E dici, Certo. ok, d'accordo, io tengo sotto chiave questa parte fondamentale della personalità, però immagino che il resto, tutto quello che è invece sono le altre caratteristiche, diciamo, di una persona, si riescono a esprimere in tutto il loro potenziale. No, perché ovviamente una persona è il comportamento, la capacità ideativa, la capacità di relazionarsi, tutto quello che di positivo può portare nella società a sé e ovviamente il contributo positivo che può portare alla società è il frutto di tutto quello che, diciamo, si muove dentro di noi, no? Quindi Alessandro, no, volevo soltanto dire. c'era lì.
No, scusa Paolo, non ti ho sentito bene, quindi forse mi sono No, accavallata. no, 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 ho detto che ho visto che volevi dire qualcosa e quindi ti volevo far intervenire un attimo. No, no, giusto, cioè, no, stavo ascoltando ovviamente con tanto interesse, come sempre, Sonia, e abbiamo parlato di libertà, quasi tutte le sue sfaccettature. In particolare abbiamo parlato dei diritti, o del diritto per ogni persona, per ogni individuo di esprimere se stesso, va benissimo, però io a monte farei una riflessione proprio sul concetto di libertà. Perché oggi, soprattutto in questo periodo di pandemia, abbiamo sentito e sentiamo continuamente alcune categorie di persone che inneggiano alla libertà come faccio quello che mi pare, non seguo le regole, non mi interessa, io appunto io sono io, quindi allora la libertà, come si dice, come fino a poco tempo fa si sottolineava, è vera, è autentica quando non limita la libertà degli altri, ma quando non fa del male agli altri. Cioè, c'è anche la stessa libertà deve avere un limite, un confine. Ecco, ci tengo molto a questo concetto e a ricordarlo. E secondo me bisogna ripartire proprio da qui. Sì, è un po' diciamo quella che sembra un po' una frase fatta, però sempre Sembra una efficacissima, frase perché fatta, ma. una persona finisce quando inizia la Eh libertà sì. dell'altra, degli altri in generale. Sì. Beh, Gli altri miei però genitori. se è assurdo, ma oggi nel 2020 dobbiamo ritirare fuori questo modo di dire, questa frase fatta, come dici tu, e ricominciare a rifletterci. Perché la libertà senza confine sta abolendo il buon senso. Certo. Ma secondo me è molto semplicemente, allora io mi meraviglio e mi stupisco sempre di come si riesca a creare polemiche, fare discussioni, eccetera, eccetera, su cose che appunto non sono così ovvie che non dovrebbero neanche suscitare il minimo dubbio e polemica da parte di... Diciamo che secondo me ogni persona è libera di andare a vivere sul Cervino piuttosto che in mezzo alla foresta amazzonica. Ok? Allora, in un contesto in cui ha volutamente troncato tutti i rapporti sociali, diventa automaticamente libera di fare quello che vuole, no? Diventa proprietaria al 100% della propria libertà di agire, d'accordo? Nel momento in cui non sceglie di vivere sul Cervino o sull'Everest, ok, ma decide di vivere in un contesto comunitario, automaticamente la propria libertà è limitata. Limitata. Ovvio, no? Quello che si suppone è che però quello che si perde nella questa ast così astratto concetto di libertà assoluta lo si guadagna con gli interessi nel ovviamente vantaggi di poter vivere in una comunità, no? Però non si può avere tutte e due. No, il problema è invece che a me, che percepisco io, che anch'io adesso più ragazzino, è che comunque molto spesso ci sia, come dire, una certa tendenza a volere tutto senza dar nulla. Certo. È questo che non funziona Eh poi, sì, è perché... sempre un altro un problema della nostra società attuale, l'individualismo. Certo. Cioè, semplicemente C'è molto da dire anche su questo. non voglio assolutamente entrare nel merito di queste polemiche legate alla pandemia, tipo a comportamenti No, mio irresponsabili. era solo un esempio. Certo. No, perché so che in questo periodo se ne fanno fin troppe di polemiche su questo argomento, però bisogna capire, sì, che quando si vive in un contesto appunto di società, uno dei limiti, oppure. Io ho sempre detto, io a volte mi sono permesso di fare una battuta, non mi sta bene vivere nella società. Se qualcuno ricorda, visto che più o meno penso che nell'infanzia l'abbiamo visto tutti, il cartone animato di Heidi, fai come il nonno, vai a vivere sulla tua bella baita in montagna con le capre e lì fai quello Infatti, che vuoi. però, queste persone, appunto, diciamo questi individualisti, questa espressione di individualismo estremo, però poi non, come si dice, non,
Vabbè, non voglio dire un'altra cosa, comunque. Quando devono andare in ospedale al pronto soccorso, ovviamente ci vanno. Quando devono spostarsi, non è che si mettono con il macete a disboscare i campi, prendono e con la loro macchina utilizzano una strada realizzata dalla comunità, asfaltata, e così 10 km se li fanno in 10 minuti e non in 5 ore di cammino. No? Quindi, cioè, sono le persone che usufruiscono di tutti i beni che provengono dalla società perché li danno per scontati, ok? Però poi quando devono loro cedere qualcosa per la comunità, per gli altri, ovviamente a questo punto barriere, libertà, eccetera, eccetera. Sono veramente posizioni folli. È molto anche egoista, oserei dire. Certo. Io comunque una cosa, io ho iniziato questa nostra chiacchierata e mi piacerebbe anche concluderla ribadendo lo stesso pensiero. La libertà di espressione noi la diamo per scontata, come magari queste persone danno per scontati i servizi di cui possono fruire, come diceva Sonia, però ripeto, attenzione a dare per scontate le cose, perché è il modo migliore per perderle. Io mi riallaccio un attimino al discorso della relazione. Tendenzialmente, quando una relazione va in crisi, nel momento in cui tu dai per scontato il partner, che poi sia uomo, donna, quello che vi pare a voi, io parlo di relazione. Adesso lasciamo perdere chi compone la relazione. È la stessa cosa. La libertà di espressione è un qualcosa che si ha, però che noi abbiamo la fortuna di avere, però attenzione perché, ripeto, non ci vuole mica tanto poi a perdere certe cose. È molto più semplice di quanto non possa sembrare. Forse oggi però la differenza rispetto al passato è che, come dire, forse c'è maggiore abilità nel toglierti dei diritti. In modo, come dire, Subdolo. molto Sì, sottile. subdolo, sì. Subdolo, brava, esatto, è la parola giusta, subdolo. Io faccio un esempio tra tutti, a proposito di, non riguarda la libertà di espressione, ma sarà che io, avendo studiato diritto, un po' anche questo tipo di inclinazione, non avete idea di quello che si è perso sul riguardo ai diritti legati al mondo del lavoro. Cioè, o forse qualcuno ce l'ha un'idea. Comunque, se non l'avete, vi posso garantire che nell'arco di 10 anni le È vero. conquiste di secoli sono andate a Sì. farsi benedire. Sì. Ecco. Ed è una cosa che è successa come se niente fosse, con l'idea adesso c'è la globalizzazione, adesso c'è la flessibilità, ma Sì. Sì, ha è messo il questa dito proprio sull'astrico. stata la perdita dei diritti che ci sono voluti secoli per conquistare, secoli. Sì. 10 anni, forse anche di meno, è andato tutto. È giusto per la cronaca, tanto governi di destra, quindi lasciamo perdere il discorso ideologico. Le No, no. hanno fatte tutte queste cose, destra e sinistra, quindi non facciamo discorsi ideologici che non c'entrano proprio nulla in questo quadro. E secondo me anche questo può essere uno spunto interessante di Molto. riflessione. Hai perfettamente ragione Molto. e potremmo concludere con... Io sono assolutamente d'accordo con quello che hai detto e non per niente io... ho iniziato la mia parte con una citazione di una frase di Edda Billi, che è una attivista italiana, e disse: "I diritti acquisiti non sono sempre tali, purtroppo vanno sempre difesi e anche riconquistati." E Cioè, questa è una costante cosa parole. che bisognerebbe proprio fissarsi a caratteri cubitali. Io vi chiedo, come sempre, l'ultima domanda è quella di servizio, come la chiamo io, cioè dove lo possiamo acquistare questo libro e in quali formati è disponibile. È disponibile in formato cartaceo, si può acquistare sul sito della Kanaga Edizioni, che è la casa editrice. Benissimo. E chiedo anche solo se si trova anche sui portali online, perché può essere utile come... Eccolo, vediamo adesso, ce lo sta mostrando. Non so se sia disponibile anche sui canali online, lo chiedo per tipo Non Amazon. credo, non credo, no, non credo. Quindi bisogna rivolgersi al canale della casa editrice, che comunque
è assolutamente percorribile come ogni altro acquisto online. Grazie davvero perché l'argomento è Grazie a stato, voi. gli argomenti sono stati molto interessanti sulla cornice comunque della libertà di espressione. Grazie Grazie Alessandra, mille Paolo. grazie Sonia, Grazie in bocca al Paolo. lupo. Grazie Solito sia sempre. che Alla collegano prossima. in tanti perché, a cominciare dalla frase che appunto hai citato adesso tu, Sonia, i diritti acquisiti non sono acquisiti per sempre se non stiamo lì Sì, attenti a attenti. difenderli. Infatti. Esatto. Grazie davvero, grazie a Grazie, tutti. buona serata a tutti. grazie. Buona serata, grazie. Ciao.